sono 7 mesi che non prendiamo uno stipendio e la situazione sta diventando veramente pesante per tutti, perché si conoscono le difficoltà di famiglie, altrimenti non saremmo qua a fare quello che stiamo facendo adesso. Ancora un po' mi sfrattano. C'ho il gas da pagare, luce da pagare e non si può andare avanti più così. Cosa chiede ai proprietari? Di mettere soldi e farci lavorare. Cosa dico? Che sono dei vigliacchi. Cosa gli devo dire? Sono gente che giocano con la salute della gente. Non è corretto questa cosa che stanno facendo. O chiude, che la gente va in mobilità e qualcosa riesce a prendere, e no, sono dei vigliacchi e basta, perché non sanno cosa vogliono fare, loro pensano per loro stesso e basta. Se non mettono i soldi può anche chiudere. Io mi devo far pagare le bollette da mia mamma, l'affitto da chi? Se non mi arriva lo sfratto è un miracolo a me, veramente. Cosa chiede, cosa vuol dire la proprietà? Cosa devo chiedere? Che si sistemi tutto, perché tutti hanno bisogno di lavorare, tutti, perché noi abbiamo lottato, comunque abbiamo rinunciato a tante cose per tutti avere un posto di lavoro e non ce l'hanno dato, e non ce l'hanno dato. La fiducia è finita, è triste da dire, ma la fiducia è finita perché non abbiamo, appunto, quello che ripeto, certezze e sicurezza verso la nuova direzione, i nostri nuovi responsabili. Ma non per colpa nostra, perché i dipendenti a Rosol ci hanno creduto più di tutti in questa azienda. Abbiamo sempre fatto di tutto in questi anni. Abbiamo sempre accettato di tutto, sbagliando forse, però l'abbiamo fatto in buona fede, qualcun altro magari no.